Simone Fagioli, Christian Merli, Domenico Cubeda sul podio della decima salita Morano Campotenese. Sindaco, sicuramente è un'edizione particolare rispetto alle altre, però questa io la definirei un'edizione della ripartenza. Assolutamente un'edizione della ripartenza che tra l'altro capita con il decennale della salita Morano Campotenese. Ce l'abbiamo messa tutta nel rispettare normativa anti-Covid, ma nel voler fare fortemente questa manifestazione. La nostra comunità ci sta dando una mano, la Morano Motorsport impeccabile, e spero e mi auguro che questo sia veramente un punto di ripartenza. La decima salita Morano Campotenese, ottavo round di campionato italiano velocità montagna organizzata dalla Morano Motorsport, ha riportato i motori da corsa sulle pendici del Monte Pollino. Una manifestazione di altissimo livello come la salita Morano Campotenese. Comunque si fa e si fa bene grazie anche a una organizzazione impeccabile. Purtroppo ci manca la parte più emozionale, più bella, il pubblico alla partenza. Noi ci sentiamo orfani del pubblico in questo contesto perché anche i piloti hanno bisogno di questo sostegno e di questo calore. Però abbiamo voluto fare tanti sacrifici perché attraverso questi sacrifici forse possiamo sperare in una undicesima, così come le abbiamo sempre fatte, col pubblico e col calore della gente attorno. Il percorso è fenomenale ed è bello tutto, dallo scenario a tutto il resto. Senza pubblico purtroppo, il pubblico è una componente importante, mi hanno scritto tanti tifosi che purtroppo per questa regola non sono potuti venire o qualcuno ha tentato l'accesso ma senza riuscirci. Il pubblico è parte integrante delle cronoscalate. La manifestazione si è svolta rispettando tutti i protocolli anti-Covid. Gli oltre 210 piloti sono stati sottoposti a tamponi antigenici, controlli per l'idoneità sanitaria a tutto l'entourage. È un'organizzazione abbastanza complessa. Abbiamo fatto un'importante appunto campagna, abbiamo ottenuto zero positivi, questo ci ha permesso di far svolgere la gara con una tranquillità e una serenità d'animo che ha permesso questa incredibile e bellissima giornata di sport. Siamo all'ingresso di Morano Calabro con il comandante della polizia locale e dal punto di vista della sicurezza e della gestione del traffico come sta andando? Diciamo che dal punto di vista della viabilità sta andando tutto per il verso giusto. Abbiamo bloccato tutti gli incroci principali, quindi poi la popolazione sta rispondendo abbastanza bene. Per quanto riguarda la sicurezza, io mi sento di dire che le cose stanno andando per il verso giusto. La direzione di gara è stata affidata a Fabrizio Fontacci, direttore anche del Gran Premio di Formula 1.